Benvenuti a Tredozio, piccolo paese montano della Romagna Toscana, dalle straordinarie bellezze paesaggistiche e architettoniche. Ne sono un esempio il vulcano più piccolo del mondo, il lago di Ponte e il complesso dell'ex monastero della Santissima Annunziata, che insieme agli storici palazzi e giardini del centro costituisce una ricchezza che dà valore a tutta la vallata. Il complesso dell'ex monastero della Santissima Annunziata è un edificio di 5.000 metri quadrati che si sviluppa su una superficie di 14.000 metri quadrati. Da alcuni storici locali l'origine è fatta risalire al 1060. Nessun documento indica quale uso avessero i locali prima del 1566. Sembra fossero abitati da monaci domenicani dall'XI secolo. Nel 1566 vi si trasferirono un gruppo di monache di clausura e fu intitolato alla Santissima Annunziata. Il convento fu luogo di vita claustrale, ma anche formativa e culturale, fino al 1810, quando Napoleone soppresse gli ordini monastici e le suore dovettero trasferirsi perché il complesso fu incamerato dal governo napoleonico. Le monache riuscirono a salvare preziose opere d'arte, tra le quali un crocifisso di scuola riminese del 1300, che ora è alla Pieve di San Michele, una tavola raffigurante l'Annunciazione attribuita a Lorenzo Monaco del 1400, oggi è la Chiesa della Compagnia, e successivamente il monastero fu rilevato da Alessandro Fabbroni, che qui trasferì la sua famiglia, che ebbe sempre interessanti rapporti con l'arte. Della sua famiglia faceva parte la poetessa Maria Virginia Fabbroni, ancora pubblicata in America e in Cina, e dalla cui memoria il Comune dedica un festival di poesia. Una poetessa che nella sua breve vita lottò per i diritti delle donne. Era solita ospitare proprio in queste stanze il famoso pittore macchiaiolo Silvestro Lega, che dipinse proprio da queste finestre il paesaggio romagnolo, scegliendo quindi Tredozio per rappresentare tutta la Romagna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il complesso fu abitato da 26 famiglie che lo abbandonarono dopo gli anni 50. Nel 1986 fu venduto dagli eredi dei Fabbroni al Comune, che iniziò subito un processo di ristrutturazione e risanamento, in parte finanziato dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Ravenna e in parte dal Comune stesso. Questi primi interventi si conclusero nel 1990 e dal 2002 è in corso un nuovo intervento che prevede la rifunzionalizzazione del complesso intero. Il progetto ha tenuto conto delle trasformazioni nel tempo e ha previsto il mantenimento dell'involucro esterno. Quello appena terminato è il secondo di tre stralci funzionali. Nel primo stralcio si è vista la completa ristrutturazione dell'ex chiesa e il restauro e risanamento delle coperture dei solai. Questo secondo stralcio ha avuto come obiettivo quello di consegnare una parte immediatamente utilizzabile, una parte dedicata alla ristorazione, all'accoglienza e una parte espositiva dedicata alla vetrina del territorio. L'importo complessivo di questo secondo intervento è di 3,5 milioni, finanziato per 1.800.000 euro dalla Regione, 750.000 euro dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 950.000 euro dalla Soprintendenza. I lavori sono stati consegnati il 3 agosto 2015 e terminati il 9 ottobre 2019. Il 14 dicembre 2020 è avvenuto il collaudo e siamo in attesa di ricevere tutta la documentazione tecnico-amministrativa da parte della Soprintendenza, che è l'attuale RUP, per la chiusura del procedimento. Per individuare il miglior utilizzo della struttura, il Comune nel 2011 affidò un incarico dal quale scaturì il progetto di destinazione d'uso, che prevede 8 funzioni principali: convegnistica, che occupa una superficie di circa 280 metri quadrati, in gran parte realizzata nel primo lotto, attività espositive stabili, attività espositive temporanee, la vetrina del territorio, attività di ristorazione, aule polifunzionali, attività di supporto all'ospitalità e infine locali amministrativi e tecnici. Il possibile utilizzo polifunzionale, che potrebbe prevedere anche una destinazione di alcuni spazi come eventuale polo riabilitativo per trattamenti rigenerativi, potrebbe cambiare le sorti del nostro comune in termini di nuovi insediamenti, invertendo il trend demografico negativo. L'importanza economico-sociale di questa operazione è notevole, non solo in termini di opportunità lavorative, ma soprattutto per il consistente indotto che può produrre. Gli obiettivi principali della gestione saranno, da un lato, assicurare la corretta conservazione del bene e, dall'altro, stimolare la massima fruizione possibile dei suoi spazi interni ed esterni in tutto il periodo dell'anno.
per attività riferibili al progetto funzionale. Infine, altro obiettivo, lo sviluppo dell'integrazione con le potenzialità turistiche del territorio, diventando punto di riferimento ed elemento propulsore per tutta la comunità montana Acquacheta Romagna Toscana.